Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Eccomi tornata con un nuovo video. Questo sarà un video a tema totalmente estivo, infatti vi mostrerò la mia collezione di costumi. Cominciamo subito. Allora, come prima cosa, vi mostro i costumi, più colorati. Come primo costume vi mostro questo che è stupendo. Allora, è questa fascia. Premetto che io adoro le fasce come costumi, infatti praticamente ho tutte fasce tranne un costume e appunto tutti i costumi che ho nessuno è imbottito, hanno solo la coppa preformata. Allora, questo dicevo, questo è il primo costume ed è stupendo, questa fascia bellissima con davanti tutte queste ruche stupende. E poi vedete, cioè è rosa, ma tutte queste rocce sono stupende perché sono tutte le varie gradazioni del rosa, cioè si comincia dal rosa chiaro fino ad arrivare ad praticamente un color fragola, vedete? E quindi poi si passa per il fucsia, per il rosa più chiaro, il rosa più scuro, eccetera. Ed è stupenda questa fascia, è davvero davvero stupenda. Poi io adoro queste rouge. E mi piace tantissimo. Ha poi il laccettino da mettere comunque dietro al collo normalmente, se si preferisce indossarlo in questo modo. Io in genere comunque per fare il bagno o quando comunque mi muovo, eccetera, preferisco indossare il laccettino dietro al collo. E poi ha questi due laccettini normali per appunto allacciarlo dietro la schiena. E poi questi laccettini sono di questo bellissimo fucsia, mi piace tantissimo. Lo slip di sotto invece è uno slip normalissimo. Premetto, io non uso comunque brasiliane o cose varie, preferisco indossare degli slip normali perché comunque mi trovo meglio, li trovo più comodi, insomma li preferisco. Finora ho sempre usato solo questi. E vedete, questo è un normalissimo slip, cioè un normalissimo slip sempre di questo bellissimo fucsia e mi piace tantissimissimo, quindi questo primo costume lo adoro. Poi, sempre per quanto riguarda i costumi più colorati, vi mostro quest'altro, appunto sempre una fascia ed è stupenda, vedete, mi piace tantissimo, però questa è coloratissima, vedete, sta il blu, il fucsia, il rosa, il giallo, il nero, i pois, cioè il fucsia con i pois, blu con i pois, con i quadrettini, mi piace tantissimo. E poi ha tutta questa stampa etnica che mi piace un sacco, è stupendo. Questo pure indossato è bellissimo, vedete? Pure questo è l'accettino da indossare dietro al collo. E poi ha i due laccettini per allacciarlo dietro la schiena, su cui è ripresa sempre comunque questa stampa etnica coloratissima, mi piace un sacco. E poi il pezzo di sotto è troppo troppo bellino, vedete? Ha questi fiocchetti in vita, troppo carini. E poi appunto pure questo comunque appunto abbinato, quindi sempre con questa trama etnica coloratissima che mi piace un sacco. Ma la cosa che adoro di più, vedete, è che è fatto tutto in questo modo un po' arricciato, tipo come i costumi dei bimbi. Non so se riuscite a vedere, mi piace tantissimissimo, troppo troppo bellino, mi piace un sacco. Poi, allora, procedendo, dunque, vi mostro due costumi blu. Lo sapete, il blu è uno dei miei colori preferiti, non potevo non avere costumi blu. Mi manca un costume rosso, che è un altro dei miei colori preferiti, però finora non ho trovato nessuno che mi piacesse. Allora, comunque, questo costume blu che vi mostro è fatto in questo modo. Allora, è questa fascia sempre, e vedete, tutta tutta pagliettata, è stupenda, perché
Mi piace un sacco perché comunque sono delle paillette molto delicate, molto fini, assolutamente nulla comunque di troppo appariscente perché lo sapete, non mi piacciono queste cose. Sempre molto delicato e molto fine, però comunque ovviamente si nota e poi sotto il sole davvero dà un luccichio bellissimo. Poi, tra l'altro indossate stupendo questo costume. Vedete, quindi ha questa fascia con tutte queste paillette bellissime, mi piace tantissimo. E proprio questo è l'accettino da mettere intorno al collo e ha i due laccettini da allacciare dietro la schiena, sempre di questo blu particolarissimo, mi piace un sacco, questo blu mare, non lo so, blu scuro, mi piace tantissimo. Per queste pagliette sono della stessa tonalità di blu, a parte che vabbè queste pagliette vedete sono cangianti, quindi sotto il sole hanno 3.000 sfumature, mi piacciono un sacco. E il pezzo di sotto è questo slip che ha sempre i due fiocchettini alla vita ed è sempre di questo blu che mi piace tantissimo, blu scuro, blu mare, mi piace un sacco. Poi, allora, come altro costume blu vi mostro questo che ho comprato proprio in questo periodo di saldi in un negozietto vicino a casa mia che io adoro perché ha un sacco di cose particolari, fini, belle, cioè tantissimo. Ed è, vedete, questa fascia bellissima, troppo troppo bella, fatta a stile marinaretto, quindi a righe bianche e blu. E poi al centro, che quindi diciamo arriccia pure un po' quella fascia, ha questa ancora. Sì, questa ancora che mi piace un sacco, troppo troppo bellina, vedete? E questo indossato è stupendo, davvero è troppo troppo bello. Ragazzi, poi io amo lo stile marinaretto per l'estate, quindi appena l'ho visto su questo costume me ne sono innamorata. Vedete pure questo ha i due, sì va bene, magari se ve lo faccio vedere dritto è meglio, dicevo, vedete così, ha lo stile marinaretto, la fascia e l'ancora al centro, che okay, lo adoro. E per questo ha i due laccettini da mettere intorno al collo e i laccettini per allacciarlo dietro la schiena, su cui c'è sempre questo stile marinaretto, queste righe bianche e blu, mi piace tantissimo, è troppo troppo bello, proprio questo indossato stupendo, mi piace un sacco. E il pezzo di sotto è un qualcosa di magnifico, cioè io lo adoro. Allora, ecco qua, vedete? È troppo troppo bello, cioè è stupendo, vedete c'ha questo volant davanti, stupendo, io adoro i volant, le ruche, stupendo questo volant. E poi è tutto fatto, lo sfondo blu con i pois bianchi e tutte queste ancore bianche disegnate, mi piace un sacco, è stupendo questo costume, lo adoro, davvero davvero bellissimo, proprio questo indossato è stupendo. Poi, allora, per quanto riguarda invece i costumi, quelli un po' più scuri che ho, vi mostro questo, che è questo costume, quello, cioè marrone, è l'unico costume marrone che ho, però mi piace un sacco, anche perché mette tantissimo in risalto l'abbronzatura e poi ha una vestibilità stupenda, mi piace un sacco. Vedete questa fascia marrone, questo marrone scuro, bello. Con al centro queste decorazioni, queste pietre, non so come chiamarle. Comunque queste decorazioni sempre un po', insomma, etniche. Piacciono un sacco pure queste, arricciano quella fascia al centro. Poi vedete, questa fascia marrone piace tantissimo. E poi questo è l'accettino da mettere intorno al collo e l'accettini per allacciarlo dietro la schiena. Quindi è troppo troppo bello. E appunto questo è marrone a tinta unita. E sotto ha il suo slip normalissimo, marrone, tinta unita. Vedete, molto semplice, però ve lo garantisco, ragazzi, questo costume ha una vestibilità stupenda, mi piace un sacco. Poi davvero mette tantissimo in risalto l'abbronzatura, davvero stupendo. Poi, allora, per quanto riguarda i costumi neri, ne ho due. Il primo che vi faccio vedere è questa New Entry che ho comprato in questi giorni da Golden Point con i saldi, quindi se siete interessate penso che lo potete trovare benissimo ancora nei negozi. Io ve lo consiglio perché è stupendo questo costume, ragazze. Davvero è stupendo. Allora, ecco qua. Vedete, è nero e
Allora, sotto c'ha normalmente la coppa preformata, sopra però c'ha tutte queste, cioè questi volant neri, troppo troppo belli. Poi ragazze, ve lo giuro, indossato è stupendo, è magnifico questo costume, è davvero il top, stupendo. Vedete, quindi davanti tutti cioè la fascia sopra con davanti tutti questi volant neri. Il laccettino da mettere intorno al collo e i laccettini per allacciarlo dietro la schiena, così. Il pezzo di sotto è questo slip, vedete? Questo slip che davanti ha sempre questi volant troppo troppo belli, vedete, sia davanti che dietro, ed è stupendo, ragazzi, davvero davvero bellissimo, cioè io vi consiglio di andare da Golden Point a fare un giro, a vedere, insomma, a provare questo costume perché è davvero stupendo, mi piace un sacco. E poi c'è una vestibilità magnifica. E poi, come ultimo costume nero, vi mostro questo che ho comprato da H&M l'anno scorso. Infatti, se non mi sbaglio, già ve l'ho mostrato in un video haul dell'anno scorso. Però magari lo potete trovare anche quest'anno, non lo so, ed è stupendo. Vedete, allora, ed è tra l'altro, appunto, dicevo, l'unico bikini che ho normale, non a fascia. E appunto, allora, davanti, c'è, davanti. Il pezzo di sopra è fatto in questo modo, cioè ha questo fiocco al centro e davanti ha questa trama particolarissima, mi piace un sacco. Vedete pure sul fiocchetto ripresa, e mi piace tantissimo. E poi c'ha normalmente laccetti qua da mettere intorno al collo, ovviamente essendo un bikini, e si chiude, diciamo, tra virgolette, come un reggiseno, cioè nel senso ha il gancetto per chiuderlo, vedete, fatto così. Invece il pezzo di sotto, pure questo ha una vestibilità comunque stupenda, mi piace un sacco. E comunque il pezzo di sotto è troppo carino, è fatto in questo modo. Allora, davanti c'è sempre questa trama molto molto particolare, molto bella. E ai lati c'ha queste cernierine troppo troppo carine che potete tenere o abbassate o alzate. E mi piace tantissimo perché lo trovo super sfizioso. E poi, vi ripeto, per questo ha una vestibilità molto molto bella. Questo qua. Vedete? Ve lo consiglio assolutamente. Bene ragazzi, questi sono tutti i miei costumi. Io comunque spero che il video vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto, che vi abbia potuto dare anche magari delle idee su dei costumi da comprare per andare a mare o da indossare appunto per le vacanze. Fatemi sapere se voi avete trovato qualche costume con questi saldi, quali tipi di costumi preferite, se le fasce, bikini, eccetera. Io adoro le fasce, se non si fosse capito. Fatemi sapere quale tra questi costumi vi piace di più. E io spero che il video vi abbia tenuto compagnia. Se il video vi è piaciuto e vi ha tenuto compagnia, iscrivetevi al mio canale così da essere sempre aggiornati sui video futuri. E vi mando un grande bacio, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!